Siamo con la dottoressa Flavia Puglisi. Dottoressa, approfittiamo del suo tempo per chiederle di che cosa si tratta e in che modo, l'ospedale Santo Spirito acquisisce un asset in questa maniera, insomma. Certamente, quello che abbiamo voluto, buongiorno a tutti, quello che abbiamo voluto realizzare, grazie soprattutto al supporto della nostra direzione generale, il dottor Vercellino e a tutto il personale medico-infermieristico del reparto, senza il quale questo progetto non si sarebbe potuto realizzare, è l'ampliamento dei locali. L'ampliamento dei locali finalizzati sostanzialmente a strutturare un percorso che già esisteva, ma in modalità non ben definite. Quindi vi mostro la camera di degenza con i 20 D-Day Hospital, dove eseguiamo procedure complesse di secondo livello come polipettomie, legature di varici, endoscopie e narcosi, insedazione profonda in collaborazione con gli anestesisti. Nell'ambito del progetto Endoscopia senza dolore, che è un progetto al quale io tengo particolarmente. Oltre all'ampliamento della sala di Day Hospital, abbiamo anche. Noi la seguiamo, Prego. dottoressa, noi la seguiamo allora. Abbiamo anche ristrutturato la sala disinfezione, normandola in base alle direttive delle linee guida. Separazione in occhio e davanti, ampliando l'ambiente e migliorando il sistema di aerazione, ma soprattutto separando il percorso dello sporco dal percorso pulito. Prego. Per cui, stoccato strumenti puliti, lo strumento sporco entra dalla parte E non entra in contatto dello sporco, con. esatto, il personale fa il giro. E qui avviene È la una parte. razionalizzazione, dottoressa. Possiamo provare a Assolutamente. definirla in questa È maniera? un miglioramento, peraltro finalizzato soprattutto alla sicurezza degli operatori che ci lavorano, perché le lama endoscopiche, veramente il sistema di refocusing è un sistema che utilizza dei disinfettanti che possono anche essere teoricamente Certo. nocivi per la salute degli operatori, quindi è fondamentale il sistema di aerazione e la separazione degli ambienti sporco barra pulito. Quindi benessere degli operatori, sicurezza per i pazienti e per gli operatori.